ci stiamo rilassando. Tutti i casi, tantissimi, tantissimi casi, tutti anche terza dose, eccetera, che se la prendono è un raffreddore. Nemmeno di quelli fortissimi. Chiaro, i super fragili devono ancora stare attenti perché Quanti sono i chiaramente morti l'Omicron quotidiani gli in fa saltare un Inghilterra? po' tutto. Che è un numero in Italia ancora molto preoccupante. Da noi le terapie intensive sono vuote, quasi. Diciamo non di Covid, ecco. Se, cioè la differenza è questa, che per me stiamo ancora spaventando il pubblico. Cioè, i morti ci stanno tanti, ma sono, per me sono con il Covid, non muoiono da Covid, perché oramai abbiamo tante di quelle terapie. Mi hanno ricoverato la vecchietta di 97 anni con polmonite bilaterale. Hanno detto solo palliativa, che gli devono fare? Beh, insomma, è tornata a casa. Ah, vedi, Brava. grande la Ha signora, resistito. complimenti alla signora di 97 anni. Assolutamente, mi ha chiamato la figlia, dice sì, oggi cammina, è andata pure in bagno da sola, ha guardato la televisione, 97 anni. Senti Orietta, ma sicuro non a casa di più in Inghilterra, perché io so che a casa le Sì. terapie, insomma, a casa domiciliari sono molto diffuse. Sì. Cioè, loro, noi abbiamo fatto una lista di tutti i super fragili. Appena sono positivi, dal computer praticamente viene immediatamente segnalata all'ospedale e con un taxi gli portano a casa le pillole Ah, antivirali. vedi, fantastico. Ecco, vedi, questa parte organizzativa, Tommaso, io ho sempre notato, no, che l'Inghilterra ha fatto anche delle fughe in avanti molto pericolose, a mio parere. Però certo, poi quando devono tornare nel binario hanno una capacità organizzativa anche sulle vaccinazioni. Sì. Orietta tante volte ci ha raccontato di che ritmo avevano forsennato le vaccinazioni con gente che se non si presentava veniva richiamata per andare a fare la vaccinazione. Cioè, questo è veramente forse il pezzo che in Italia è davvero mancato. Che ne pensa? No, certamente il Assolutamente, noi servizio quello sanitario. che abbiamo fatto subito, abbiamo allestito delle cliniche che si chiamavano diciamo le hot e cold, dove venivano questi pazienti con a domicilio o solo medici specializzati, che, tutti belli, imbardati, eccetera, che vedevano i pazienti non da ospedale, diciamo. Anche quello. Scusi, Salmaso, Quello sì, prego. Volevo subito. sentire la Salmaso su questo. Sì, no.